cari amici, voltiamo pagina. Sì. Anche due, ne volti due, va? Due, perché ecco. Entriamo nella parte seria della trasmissione. Ah, sì? Oh, perché mamma, siamo se nel caffè certo. Letterario sì. Di Cialappa Show. Certo, certo. Anzi, il caffè corretto grappa sì, certo. Letterario. Sì, certo. Però in onore di Sabrina, che è di Treviso, sono un po' preoccupata. Il caffè corretto spritz letterario sì, certo. Di, ci stiamo, del ci Cialappa stiamo. Show. Allora, siamo okay. Qui con Sabrina Salerno. Sì. Lei è Sabrina capito. Salerno, io sono Forest. Ha fatto bene a dirlo perché... Lo diciamo perché essendo tutte e due in forma fisica Forest. Smagliante... Io un po' meno, tu sì. Di più. O mettete i nomi sopra impressione. Sì. No, ha fatto bene a dirlo. Ormai l'ha detto lei. Iniziamo a parlare di tempo, perché quando non di si tempo. Sa di tempo. Quello di cui parlare, si parla del tempo. Vabbè, bene. Non... Sabrina, sì. È vero che siccome negli anni tu non sei cambiata per niente, sì. Come eri anni fa, sei rimasta adesso, per questo motivo sei stata soprannominata Sabrina Salerno Reggio Calabria? No. Ma che cosa c'è? Questa è questa è bella. È Santi da autostradale. Gialappi, aiutatemi. Gialappi, aiutatemi. Che cosa devo dire? No, niente. Basta scuotere la testa. Ah, ok, faccio così. Va bene. Un'altra domanda a caso. Stavolta parliamo di moda, di fashion, di glamour, di grip. E cosa c'entrate voi due con questa domanda? Scusa. Oh, allora, ho letto nella rivista specializzata in shopping Mani Bucate sì. Che tu hai sì. 500 paia di jeans. Come mai sei arrivata a comperarne così tanti? Non lo sai forse che si possono anche lavare? Questa è bella. No, usa e getta. Non li lavo, esatto. Certo, certo. Nonostante, quindi ne ho più di 500. Di più. Sì. E nonostante questo, lo so perché conosco il marito, sì. A volte dice, stasera non so cosa mettermi. Questo lo diciamo un po' bene. Altra domanda a caso. Era l'ultima. Madonna, stiamo, mi stai sbagliate, le ho un po' smischiate. Una domanda quiz, sì. Una domanda sì. Quiz come piace a noi. Ma posso sì. Rispondere anche da casa? Anche da casa. Okay, allora, domanda quiz, quelle... Multi-risposte. Sì, come sì. Quiz multiple quella... choice esatto sì, come quelle per la patente. Allora tu hai più volte dichiarato sì. Che all'età di 20 anni sì. E quindi a occhio direi l'anno scorso sì, più o meno no, due anni fa non esageri con la colazione prendiamo un velo pietoso su questa cosa esatto. Hai dichiarato che ti vedevi come un brutto anatroccolo allora le cose sono tre sì, sì. Anche 10 più no. Che tre però vabbè vediamone tre dai. Sì. Non conosci bene la favola. Sì. Io B, voto A. B, sì. Non conosci bene gli anatroccoli. Sì, ok. C, ci stai prendendo allegramente per il culo. Ecco. Io le barrerei tutte e tre. Quale, allora. Quale barri? Io mi avvalgo della facoltà di non barrare. Anzi, no, di barrare tutto. Barriamo tutto, dai. Ultimissima domanda. Sì. Che è sempre l'ultima, però. Sì, che però in realtà non è per te, quindi dovresti tapparti le orecchie. Ma scusa, ma io sono preoccupatissima. No, tappati le orecchie Gialappi, perché la domanda non è per te. Te le stappate? No. Tappati le orecchie, no, ma non sono già per tappate. Te, ragazzi. Perché la domanda è per le sue tette. Ma no, cosa no, scusate, mi fanno cenno che non hanno firmato la liberatoria. Porca miseria. Allora finisce qui l'intervista con Sabrina Salerno al Cialappa Show. Cialappa Show.